Amici, mi hanno rubato la macchina, proprio questa, l'ho recuperata e adesso vi racconto la storia. Praticamente ieri Bianca è andata in un negozio, stava facendo delle commissioni e involontariamente ha lasciato la macchina aperta. E questo perché, che cosa succede? Cioè il nostro figlio non stava molto bene, erano 2 giorni che lo portavamo a Buzzi a Milano, all'ospedale dei bambini, e nel momento in cui stava per scendere al telefono con la pediatra e stavamo parlando appunto di una cosa importante e involontariamente ha lasciato la macchina aperta. Un signore si è avvicinato all'auto dopo poco, ha visto che la portiera era aperta, si è intrufolato e si è portato la macchina, non sapendo però che la Volvo ha un'applicazione, la Volvo Cars, e praticamente dall'app tu puoi localizzare l'automobile. Io ieri poi avevo dei problemi col telefono, quindi ho inoltrato la denuncia alla casa madre, che mi ha localizzato la macchina in un quartiere di Milano, Quarto Giaro. Non siamo riusciti a beccare il ladro, ma vi posto la foto perché è giusto che abbia paura di essere, insomma, acchiappato. Ed ecco il nostro Arsenio Lupin. Sposta il casco sulla mano sinistra, con la destra prova a verificare che la macchina sia aperta, si ferma, la richiude, rimane un attimo interdetto sul da farsi, prende subito il telefono in mano, rimane a controllare. Dopo un po' cerca di aprire il bagagliaio, cioè apre il bagagliaio, controlla dentro, lo richiude e, tranquillo e beato, entra dentro la macchina e ci sta diversi minuti. Non capiamo che cosa abbia fatto, avrà controllato nel cruscotto, insomma nei vari vani dell'automobile, ma ci rimane veramente per tanto tempo, per poi uscire tranquillamente e andarsene via. Dopo pochi minuti torna. Eccolo che sta arrivando, lo vediamo in alto a sinistra nell'angolo del video. Torna tranquillamente, sta facendo finta di telefonare per sembrare il più normale possibile. Apre la portiera del guidatore, si mette alla guida della macchina, l'accende e, tranquillo e beato come se fosse la sua macchina, fa un po' di retro, sterza e se ne va. Ma noi, grazie al GPS, poco dopo... Eccola qua la macchina, ragazzi. L'abbiamo trovata. L'hanno portata qua, l'hanno chiusa. Si sono portati via le chiavi, però l'abbiamo trovata la macchina. Ma questa macchina ha un'app che è collegata con lo specchio retrovisore, si chiama Volvo SOS, Volvo Cars, l'app, ecco, e c'è il GPS incorporato, quindi ci hanno contattato dalla sede centrale, abbiamo la via, ci hanno dato la via, abbiamo fatto un giro del quartiere, abbiamo trovato la macchina, ovviamente chiusa, ce l'hanno chiusa, adesso stiamo aspettando i carabinieri, ma almeno l'abbiamo trovata. E finalmente questa mattina... Grazie. Chiavi di scorta e finalmente sì, ma